oltre 300 tifosi amaranto che hanno marciato per le vie del centro città, ad Arezzo, da Piazza Sant'Agostino fino a Palazzo Cavallo, per dire ancora una volta che l'Arezzo merita di essere salvato. Gruppi della curva, perché in pochi giorni sono riusciti a organizzare qualcosa di bellissimo, veramente una manifestazione che forse è andata sopra tutte le aspettative anche a livello di persone, dunque la dimostrazione di quello che comunque sia il cuore di Arezzo. Detto questo, chiaramente siamo qui per affrontare l'ennesima situazione delicata. Forse 2 anni fa non ci aspettavamo in così breve tempo di ritrovarsi in una situazione in questo modo. Però qualcuno, ci sono le responsabilità, qualcuno delle responsabilità. Certo una cosa, fatemi togliere veramente un sasso dalla scarpa. Chi è qui stasera? Nessuno delle persone che sono qui stasera ha responsabilità di quello che è successo. Perché qui ci sono solamente le vittime, che sono i tifosi, che sono anni. Sono anni che sempre si rimboccano le maniche e cercano di ritirare su questa situazione. Dunque, ripeto, inutile stasera fare processi, stasera siamo qui per provare a ritenere, a fare un ennesimo miracolo, a provare a mantenere questa categoria, che sarebbe veramente l'ennesimo successo, perlomeno a dare il nostro contributo a fare questo tentativo. Dunque, rimbocchiamoci le maniche, proviamo a fare questo ennesimo atto d'amore verso questa, non solo verso questa società, ma anche verso questa città, perché comunque sia la squadra è l'esempio di una città. Dunque io non voglio più continuare a fare tanti discorsi, tanto la dimostrazione del cuore d'Arezzo è qui senza che io parli, è bastato un appello, è bastato che i gruppi della Sud veramente chiamassero tutti a raccolta, e questa è la città d'Arezzo, la città che ha sempre sofferto ma comunque che si è sempre rialzata e ha sempre dato un contributo per rialzarsi determinante, quello degli sportivi, senza anche le persone che venivano da fuori. Dunque io ringrazio veramente tutti, io non lo nego, sono commosso stasera di questa gente. Grazie.